No, il pallone non rimbalzava, ma non ci siamo resi conto tutti, non solamente noi. Siamo usciti a fare il riscaldamento e il terreno era impraticabile. Poi continuava a piovere, alla ora dell'inizio della gara abbiamo fatto un giro insieme a Palombo e Rocchi e aveva peggiorato tantissimo. Da lì, per dare la conferma, abbiamo deciso di aspettare altri 15 minuti e abbiamo fatto questo giro che avete visto tutti voi, che non si poteva giocare, si poteva solo fare un poco di partita, ma poi alla fine diventava una guerra. Senti, ne hai visti di campi pesanti in carriera? Questo è decisamente il peggiore che tu abbia mai visto? È piovuto tantissimo, il terreno di gioco non era in brutte condizioni, era l'acqua, era completamente allagato. Quindi non si poteva dare uno spettacolo del calcio, più che altro dovevamo pensare a fare la partita in un'altra maniera. Penso che la cosa migliore era rimandare la gara. Adesso però voi vorreste giocarlo subito, ha detto il presidente, e invece? No, noi siamo disposti a giocarlo quando ci dicono. Noi domani mattina ci alleniamo e speriamo la data. Per noi cambia pochissimo, noi siamo in un periodo buonissimo. Noi volevamo giocare questo derby per quello, perché noi siamo in un periodo che questa partita ci può dare una spinta in più. E al di là di questo bisogna dire che dispiace per i tifosi, dispiace per l'atmosfera, per il palcoscenico che si era trasformato oggi in Marassi. Nicola, si è detto un momento buonissimo, che sensazioni avevate nello spogliatoio, come ci eravate arrivati? No, siamo arrivati con tanto entusiasmo, è quello che portiamo da tantissimo tempo ormai, i tifosi ci accompagnano. Ma la verità è che il terreno di gioco non era nelle condizioni di giocare una partita di calcio, sia per noi sia per la SAM. E oltre a questo c'è anche un rischio a livello fisico per tutti noi, quindi penso che sia la cosa migliore.